che dobbiamo fare. Sto commentando in diretta live. Nel frattempo sto facendo il live, ragazzi, sto commentando. Aspetta. Con la maglia dell'Inghilterra. Bella, eh? Inghilterra. Ragazzi, Juve Milan 3-1. Ragazzi, cade sempre. Oggi è così, ragazzi. Oggi mi cade il telefono. Juve Milan 3-1. Che dira, che dira. Innanzitutto buona Pasqua. Buona Pasqua. Juve campione d'Italia? Ormai sì. Buona Pasqua. Questo Milan poteva pareggiarla perché comunque alla fine l'occasione ne ha create. Con la traversa di Calhanoglu, fosse entrata in porta, forse avrebbe cambiato la partita. E sta di fatto che comunque la Juve, se non segna uno, segna l'altro, come dicevo, come dico sempre. Se non segna Dybala, segna Higuaín, se non segna Higuaín, segna Mandzukic, segna Mandzukic, chi ci segna della Grascosta, non segna della Grascosta, segna Khedira, segna Khedira, segna Pjanic, segna Pjanic, segna Cuadrado. Allegri azzecca sempre le partite, ragazzi. Gente che lo critica, fa un gioco di merda, un gioco di merda. Intanto si porta i risultati. Ti porta il settimo scudetto consecutivo. Che dira? Ha scudetto in tasca. Stavolta il Napoli è crollato come ci si poteva aspettare, perché alla fine è così. Alla fine è così. Crollato col Sassuolo. Abbasso un po' il volume. È crollato col Sassuolo. Non ha perso, ma ha pareggiato. Comunque ha perso altro terreno. E sto campionato finirà al solito modo. Come al solito modo cadrà questo cellulare. Ok. Quindi, ragazzi, è così, non faccio una ragione, la Juve è la squadra più forte d'Italia e quindi vince. Andrà bene a noi interisti che non ha vinto il Milan, quindi allontaniamo di 3 punti, tanta roba, tanta roba. E ragazzi, intanto da aggiungere, che dirà? Juve campione d'Italia ufficialmente, non possiamo dire altro. È la più forte, la più concreta. Il Milan ha giocato la sua partita, ha fatto quello che poteva fare, ma ha fatto 2 gol in meno della Juve, quindi il calcio è questo. Chi segna di più vince. È così, è successo. E chi è il giocatore più forte vince, di per sé. È favorito a vincere, poi va bene, anche se ha giocatori un po' più scarsi, però ha una rosa completa. Quindi chi ha una rosa completa è ha l'esperienza di vincere scudetti, vince il settimo scudetto di fila. Ragazzi, è così. Buona Pasqua a tutti. Ci vediamo. Ciao.